un déjà vu in una stanza. A sperare che... Paure, ansie d'inizio millennio, esplosione di incomprensioni, rabbia, rimpianto. In una stanza di Nunzio Caponio esplora i moti dell'anima di un uomo e una donna. Lui è un cileno vittima della dittatura militare, ferite profonde che lasciano il segno. Questa cena è ottima. Come hai detto, scusa? Se ne gusta, è ottima. Lei è una giovane newyorkese in carriera, folgorata dalla letteratura, in cerca di fama e successo editoriale. Lui è lo stesso Caponio, bravo a cogliere le sfumature del carattere del cileno, ira, furore, sofferenza, rassegnazione. Lei è l'attrice Francesca Falchi, nei panni di una ragazza che cerca ispirazione, spunti di scrittura, che tesse la trama del suo mondo, profondamente diverso da quello del suo interlocutore. Alla fine, come per magia, i due microcosmi sembrano incontrarsi, un barlume di dialogo. La comunicazione tra due cuori solitari trova un appiglio, un punto di partenza, un nuovo inizio che spegne il rancore e il pessimismo. In una stanza è uno spettacolo asciutto, essenziale, mai banale, e i due interpreti sono sempre in piena sintonia, perfettamente calati nei rispettivi ruoli.